Senti Paolo, ascolta, lasciamo stare quelle due, dammi retta. Se Daniela venisse a saperlo, addio contratto con il Red Lion, lei è la maggior azionista. Credi che non lo sappia? Ci lavoro anch'io, no? E poi ho molto più da perdere io di te. Ma forse hai ragione tu, forse non vale la pena di rischiare così tanto per una semplice avventura. Bravo, è la soluzione migliore. Anche se possiamo dirle che siamo stati a sciare fuori pista oggi e che abbiamo intenzione di tornarci domani, non credi? Se viene a scoprirlo, ci ritroveremo sul lastrico. Non preoccuparti. Andrà tutto per il meglio, vedrai, Sergio. Paolo! Accidenti. Daniela! Dammi retta, Paolo, diamo un taglio a questa storia. Ora smettila. Amore, ma che splendida sorpresa. Ciao, Paolo. Ciao, Sergio. Ciao. Ti ho cercato tutto il giorno, ma si può sapere dove eravate spariti? Come dove eravamo spariti? Siamo andati a sciare insieme. E dove se no? Vedi, ieri sera, io e Sergio, abbiamo deciso di andare a sciare fuori pista. Sai, sull'altro versante. Ho preferito non svegliarti questa mattina. Sai, era molto presto. Già, 3 ore di cammino soltanto per arrivare. Ma ne è valsa la pena. Sì, è stata una cosa talmente bella che abbiamo deciso di tornarci di nuovo domani. Non è così, Sergio? È stato uno spettacolo veramente superbo. Ma tu lo sai che non mi piace sciare. Certo che lo so, ma questo cosa c'entra, scusa? Hai ragione, probabilmente lassù mi piacerà. Sicuro, anche se ti stancherai molto a fare quella lunga, lunga salita. Cos'è, un modo cortese per dirmi che è meglio che io non venga? Ma cosa dici, Daniela? Invece mi piacerebbe moltissimo se tu venissi con noi. Va bene, divertitevi allora. Ma andiamo, amore. Non devi prendertela così. Amore, amore, non sai dire altro che questo. Ipocrita. A proposito, bisognerebbe ricordare al direttore del nostro locale di rinnovare il contratto di Sergio. Sta per scadergli. Oh, certamente, sì. Basta. Grazie. Che non ti porti a sciare troppo spesso. Vieni, ho bisogno di bere un tè caldo. Ma certo, andiamo.